E ben ritornati sul mio canale Salvo. Oggi vi faccio vedere un pezzetto di strada in velocità normale, la strada che collega Flumini Maggiore con Iglesias. Sono 25 km di curve, un incubo. Per chi soffre il viaggio in auto con le curve è un qualcosa di orribile. Per fortuna il manto stradale in buone condizioni, questo non toglie il fatto che comunque 25 km di curve per una qualsiasi urgenza, emergenza te li devi fare, ad esempio andare in ospedale, fare certi livelli di documenti o altre situazioni. Purtroppo il paese è piccolo e non vogliono investire in gallerie o cose di analogo. Quindi vedete, la serie di curve a velocità è abbastanza normale, praticamente bassa. Giusto per farvi un'idea di cosa noi fluminesi dobbiamo assorbirci ogni volta che andiamo, magari dire chi lavora a Iglesias o chi per altri motivi va a Iglesias. Io oggi ho una visita medica e quindi dovrò andare lì a farla. Sto andando. Poi dopo allegherò un file in hyperlapse o hyperlapse, non so come si legga, magari leggo un po' più veloce, per farvi vedere un po' la serie delle curve. La strada purtroppo è quello che vedete, la macchina è automatica, non cambio le marce, diciamo che forse una visitina anche la macchina a Cagliari se la dovrebbe fare, so che cambia come ne voglia lei, ma tralasciamo su questo punto, non voglio rendere il video più noioso di quello che adesso mi fa di stacco. Era giusto per salutare il folto pubblico dei miei 25 followers. Ho le gomme abbastanza lisce, non posso azzardare a fare un passo di una certa calibratura, quindi diciamo andiamo abbastanza relativamente piano. Ovviamente l'unico traffico che c'è in entrata in paese sono i miei compaesani che rientrano dai Iglesias, chi per lavoro, chi per altro, ma diciamo i più sono per lavoro. Il turismo in questo periodo ovviamente non esiste, c'è freddo perché non c'è niente da vedere, il mare insomma non ci può andare, cioè ci può andare ma non è che abbia tutto sto senso, quindi di conseguenza vi faccio godere le curve insieme a me, che come vedete poche non sono. L'unica soluzione è andare a vivere altrove, e allora a quel punto sì, hai meno curve, ma è un problema molto risentito in Sardegna e in svariate località, anche se non ai livelli di Flumini Maggiore, perché questo tanto di curve lo abbiamo solo noi. Purtroppo non è che fare gallerie sia chissà quanto, però no, non le vogliono fare qua, non a Flumini, e quindi si continuerà sempre a viaggiare. Ecco le giovani cau in diretta. Poi vabbè, ci sono anche gli animali, come avete appena visto, dalla strada, delle volte, capita. Motivo in più per stare attenti alla guida e guidare piano, non troppo spediti. Vabbè che in curva chiusa, se me la trovo in mezzo, sto andando a 40, non posso che non evitare l'impatto. E ora vi lascio con l'unico pezzo di rettilineo oltre a Candiazzo, presente lungo il percorso. Ora posso anche staccare. Se vi piace il canale, condividete, iscrivetevi, supportatemi. Ciao ragazzi, è stato bello finché è durato. Ovviamente poi capita che mi sono rallentato per ripartire, che ti trovi in realtà di traffico dove ci sono persone che vanno a 10 km orari,
questo davanti, la macchina grigia, e purtroppo ti rendono il viaggio, solitamente ci vogliono 25 minuti, cioè 40 minuti, quindi non c'è niente da fare. Potete trovare il camioncino, è quasi impossibile superare a parte in 2-3 posti, e quindi si va molto a rilento. Purtroppo capita quando c'è l'autobus permette di passare, in questi casi è l'auto grigia che vedete davanti che sta andando a forte rilento, infatti come vedete non sta superando, non so chi sia, ma va bene, tanto ormai siamo arrivati a destinazione. Era giusto una parentesi per far notare che purtroppo in questa strada poi capitano anche queste tipologie di cose che ti portano a smadonnare un attimino. Ci vuoi fare? Ciao ragazzi.